la parola al professore Carlo Luongo. Io sono il presidente della fondazione Amor Onlus, praticamente, che è nata a Pozzuoli ed è nata prevalentemente per un problema grosso della mala sanità. Ho dovuto intitolare a mia moglie, che è stata una vittima di questa situazione, e quindi io sono stato professore universitario per 40 anni alla Seconda Università di Napoli e nel momento in cui sono andato in pensione e avevo già attivato all'università sia un ambulatorio di ossigenozonoterapia, sia un master di secondo livello dedicato ai medici, agli odontoiatri, ai veterinari, un master di secondo livello in ossigenozonoterapia. Nel momento in cui nel 16 sono andato in pensione per i raggiunti i limiti di età, 70 anni, immediatamente hanno chiuso sia il master che l'ambulatorio, che è riuscito praticamente a ufficializzare, ad attivare, praticamente a farlo funzionare. Quello che ha detto il nostro padre è veramente, cioè è vero, corretto, perché l'ozono non è altro che un gas che noi formiamo normalmente nel nostro organismo, è un gas naturale che viene formato nel momento in cui c'è una scarica elettrica sull'aria atmosferica che contiene ossigeno e si trasforma da ossigeno in ozono. È tossico se inalato, ma è fortemente terapeutico quando viene somministrato. Cura tantissime patologie, ma perché tutte le patologie prevedono sempre uno stato, l'ha detto il Giton, con un libro di fisiologia, presuppongono sempre uno stato di sofferenza, di carenza di ossigeno, che da acutissime queste patologie, immediatamente dopo 14-15 giorni, se non vi è una cura adeguata al ripristino della condizione ottimale, si trasformano in patologie croniche. Le patologie croniche hanno tutte quante di base uno stato di ipossia. L'ozono somministrato in vari modi, da quello più semplice praticamente come insufflazione rettale a quelle più indagini, un po' più complicate per via venosa, assicura uno stato di ossigenazione ottimale del nostro organismo. Non mi voglio dilungare, magari dopo nella discussione facciamo praticamente qualche intervento ancora e diamo la parola agli eminenti relatori. Sì, allora nel frattempo coordiniamo ancora l'aspetto tecnico, chiedo di intervenire alla dottoressa Margherita Luongo che farà degli approfondimenti sulla terapia di ossigeno ozono. Salve, buongiorno a tutti. Ringrazio la signora Sabina per aver oggi organizzato questo evento, questo incontro con voi e parleremo di ossigeno-ozono in ambito oncologico. Come dicevamo poc'anzi, la malattia oncologica deriva da uno stato infiammatorio cronico. Lo stato infiammatorio cronico prevede una carenza di ossigeno con un ambiente acido. Come è stato spiegato dal professor Otto Warburg, che è stato premio Nobel nel 1931, il quale dimostrò che in una cellula fisiologica normale, se noi la priviamo del 35% di ossigeno, questa cellula va in uno stato di ipossia e può mutare, muta in cellula oncologica. Questo è il motivo di perché, del suo Nobel, appunto, nel 1931. Che cos'è l'ozono? L'ozono è stato identificato nella metà dell'Ottocento da Christian Friedrich Schönbein, che per primo nell'aria notò questo odore acre in seguito ai temporali. E l'ozono si trova, è un gas, si trova a circa 22 km dalla superficie terrestre, dove esiste una barriera, uno strato che ci protegge dai raggi ultravioletti dalle bande B e C. Punto detta l'ozonosfera. L'ozono è una molecola triatomica, quindi che si va a formare da tre molecole di ossigeno in concomitanza a una scarica elettrica, formano due molecole di ozono più 68.400 calorie. Ma che cosa fa l'ozono? L'ozono in ambito appunto medico ha varie peculiarità, è un potente antinfiammatorio e analgesico, è un potente antimicrobico, antivirale ed antimicotico,
E ha grazie agli studi fatti dalla Seconda Università di Napoli negli ultimi 35 anni, si è visto che l'ossigeno ozono migliora l'ossigenazione, migliora la vascolarizzazione. Quindi per cui ha un vasto campo di applicazione che va dalle malattie infiammatorie, osteoarticolari, che sono ampiamente trattate, utilizzate negli ultimi 40 anni, parliamo di cervicalgie, malattie osteoarticolari, quale le lombosciatalgie, fino ad arrivare alle sindromi croniche come l'artrosi, l'artriti, malattie autoimmuni, malattie vascolari che vanno dai deficit cognitivi, parliamo di SLA, Alzheimer, Parkinson, ultimamente anche autismo, dove noi stiamo trattando vari casi di autismo con l'ossigeno ozono. In ambito oncologico l'ozono che fa? Aumenta e migliora l'ossigenazione creando un ambiente alcalino, perché la carenza di ossigeno crea un ambiente acido che è un habitat favorevole per il tumore. Noi iperossigenando il tumore miglioriamo sia l'ambiente, ma l'ozono è una terapia integrativa adiuvante, va a potenziare l'effetto della chemio e della radio e ne riduce gli effetti collaterali. Questo perché? Perché tutto ciò che noi mangiamo, inaliamo, assorbiamo viene trasportato dall'ossigeno, dal sangue, in un determinato sito. Ma se il tumore vive in carenza di ossigeno, il farmaco andrà intorno al tumore, non nel suo interno. E dato che il tumore si comporta come un parassita, si adatta ad ogni sostanza con la quale va a contatto, muta e diventa più aggressivo. Aumentando l'ossigenazione, il farmaco arriverà più internamente al tumore. Ecco perché l'ossigenozono potenzia l'effetto dei farmaci. E infatti sono già 40 anni che la letteratura internazionale PubMed ci parla di ipossia, carenza di ossigeno, e chemioresistenza, ipossia e radioresistenza. Più un organo viene ossigenato, meglio viene attraversato dal chemio e dal radioterapico. Addirittura all'Università di Napoli, professor Lungo, i primi esperimenti negli anni 70 in terapia iperbarica irradiavano con la radioterapia. Ci fu un caso di un ragazzo sulla trentina d'anni per un seminoma, un tumore testicolare, che in seguito a terapia iperbarica e radioterapia si ridusse del 60%, pensate. E questo anche grazie, ovviamente, parliamo, come facciamo a sapere che vi è uno stato ipossico? Grazie alla letteratura, c'è stato proprio negli ultimi studi, lo studio fatto dal professor Gregg, pubblicato su New England Journal of Medicine, dove ha verificato la concentrazione, quanto ossigeno c'è tra il tessuto sano rispetto a quello tumorale. Nel tessuto sano la quantità di ossigeno è di 60-70 mm di mercurio, rispetto al tessuto tumorale che varia da 2,5 a 10. E quindi che cosa succede? In questo studio è stata monitorata una proteina che tutti abbiamo nel nostro organismo. Questa proteina si chiama HIF. L'HIF nel soggetto sano, ben ossigenato, viene inattivato. Ma nel malato oncologico, dove vi è una bassa ossigenazione, l'HIF viene attivato facendo una serie di reazioni. Primo, il blocco del gene dell'eritropoietina, quindi blocchiamo le difese immunitarie. Quindi bloccando le difese immunitarie, il paziente ovviamente è stanco, è astenico e quindi non ce la fa a fare le normali funzioni. Poi va ad attivare i growth factor, i fattori di crescita, che sono quelli che danno energia alla cellula tumorale e sono milioni a seconda dei vari tipi di tumori. Oggi la ricerca sta studiando i vari fattori di crescita e si è visto un'importante interazione delle sostanze naturali. Come diceva il professor Lungo, in natura c'è tutto, basta solo studiare. Infatti vi sono tantissime sostanze naturali che hanno un grande potenziale antinfiammatorio, analgesico, addirittura antitumorale, lo vedremo. Sempre l'HIF va ad attivare una strana sostanza, questa si chiama TRMP8, è un recettore del calcio difettato che si è visto una delle cause delle metastasi. E quindi, come vedete in questo schema,
queste tre reazioni che poi un algoritmo, il cancro, che vanno a divulgarsi, a proliferare nel tempo, sono appunto quelle che vanno a creare il tumore. Che cosa fa l'ozono? L'ozono quindi, ecco, ripetendo, abbiamo detto appunto che abbiamo un'infiammazione cronica, una bassa ossigenazione, attivazione dell'HIF, blocco delle difese immunitarie, l'attivazione del TRMP8 e quindi ovviamente un emocromo basso, il paziente è astenico e quindi la produzione del cancro. Che cosa facciamo noi con l'ossigeno ozono? Aumentiamo l'ossigenazione bloccando l'HIF. Bloccando l'HIF, che cosa facciamo? Sblocchiamo le difese immunitarie e quindi l'emocromo aumenta. Il paziente diventa più energico, più forte, più reattivo. Come facciamo a bloccare il TRMP8? Il TRMP8 viene bloccato da uno studio visto su cancer con gli endocannabinoidi, con la cannabis terapeutica. Grazie alla cannabis che cosa si fa? Si bloccano questi recettori aberranti del calcio e la cannabis ha la capacità, avendo noi un sistema endocannabinoide dove noi abbiamo i recettori appunto che vanno a interagire con la cannabis va a si potenzia in determinati tumori dove non passano i farmaci. Parliamo di tumori cerebrali, dove noi abbiamo una barriera ematoencefalica, dove il tumore non fa passare la barriera, non fa passare il tumore in periferia, ma neanche i farmaci dalla periferia arrivano a livello cerebrale. E quindi c'è un grosso limite che bisogna fare alti dosaggi di chemioterapici, anche molto tossici, per avere una azione, diciamo, terapeutica. Bloccando l'HF, quindi noi andiamo ad aumentare le difese immunitarie e quindi ovviamente potenziando l'effetto dei farmaci, aumentando le difese immunitarie, il nostro obiettivo è quello di arrestare, cronicizzare o, se riusciamo, negativizzare quello che è la malattia oncologica. Qui abbiamo degli esempi di pazienti trattati presso la nostra fondazione, dove questa è l'emocromo di una ragazza operata affetta di tumore al seno, dove arrivò da noi con un emocromo ovviamente abbastanza basso, quindi non so se riuscite a leggere, sulla sinistra aveva globuli bianchi bassi, aveva emoglobina bassa e questo ovviamente portava grande astenia, affaticamento e anche complicanze durante la chemioterapia. In seguito a 4 sedute di ossigeno ozono l'emocromo è aumentato da 2,8 di globuli bianchi a 7,8 e da 3,87 di rossi a 4,87, da 11,3 a 12,3 di emoglobina. Quindi un punto di emoglobina equivale a una trasfusione di sacca di sangue. Ogni sacca di sangue solitamente aumentiamo un punto di emoglobina. Non si fanno più i fattori di crescita. Dato che, come tutti sapete, durante la chemioterapia i pazienti vengono sostenuti con farmaci, quali growth factor, i fattori di crescita, che hanno la capacità di stimolare il midollo e aumentare il sistema immunitario. Ma questi fattori di crescita hanno dei grandi effetti collaterali che vanno dalle artralgie fino alle leucemie. In corso di ossigeno ozono noi non abbiamo bisogno di fare fattori di crescita, in quanto, da come vedete, l'emocromo aumenta naturalmente. Questo è un altro esempio di un'altra nostra guerriera, così si chiamano i pazienti della fondazione, che partiva da un emocromo di 2,4, siamo arrivati a un emocromo di 9, solo dopo 5 giorni. Globuli bianchi 2,4, siamo arrivati a 9,0, globuli rossi 2,95, siamo arrivati a 4,2, emoglobina 11,3, siamo arrivati a 12,4.
Un importante studio, parlavamo prima, è stato fatto appunto dal professor Iavarone e la professoressa La Sorella, che sono due ricercatori italiani a Houston, sul glioblastoma multiforme. Il glioblastoma multiforme è un tumore cerebrale ad alto grado di mortalità. Parliamo, oggi le statistiche parlano di 98% di mortalità e la prognosi è massimo di 12-18 mesi nei casi di operabilità. Come dicevamo, l'HIF va ad attivare i fattori di crescita di cui ne parlavamo prima. Il professor Iavarone e la professoressa La Sorella hanno scoperto due importanti fattori di crescita, che sono l'IDH e l'FGFR3. Quando questi due fattori sono presenti, il tumore aumenta. Quando questi fattori riusciamo in qualche modo a bloccarli, il tumore diminuisce. Questi fattori sono prodotti dall'HIF, che viene attivato quando siamo in condizioni di ipossia, carenza di ossigeno. Fattore inducibile dall'ipossia è una proteina che tutti abbiamo nel nostro organismo. L'unica differenza è che nel soggetto bene ossigenato viene inattivato. Nel malato oncologico, dove noi abbiamo una bassa ossigenazione, l'HIF viene attivato facendo queste reazioni. L'ossigeno ozono, aumentando l'ossigenazione, noi abbiamo visto dagli studi fatti all'Università di Napoli che in seguito a somministrazione di ossigeno ozono la concentrazione di ossigeno, la PO2 tissutale, arriva a 70-80 mm mercurio. Quindi noi andiamo a bloccare l'HIF. Bloccando l'HIF blocchiamo anche l'IDH e l'FGFR3. Questi sono i dati preliminari che stanno uscendo dalla ricerca che abbiamo all'Università dell'Aquila, grazie appunto alla professoressa Cimini di cui prima nominavo. E quindi ad oggi noi abbiamo 22 casi di glioblastoma, di cui 11 casi di negatività e 6 casi di remissione da questa malattia. Questo è il nostro primo caso di una ragazza di 37 anni, oggi ne ha 40. Questa ragazza era affetta da glioblastoma multiforme quarto stadio, operata ad agosto 2016 al Careggi di Firenze. Ha fatto 30 sedute di radioterapia, ha sospeso la chemio per effetti collaterali ed è arrivata in fondazione da noi con ancora presenza di tumore ed edema cerebrale. Abbiamo cominciato un trattamento d'attacco con 2 sedute al giorno, in quanto già in vitro vedemmo che in seguito a somministrazione di ossigeno ozono su cellule tumorali, le cellule inizialmente avevano una fase di sembrava duplicazione, invece dopo le cellule morirono. Dopo 15 giorni tutte le cellule morirono, 15 anni fa i primi dati. 3 anni fa vedemmo che dopo 2 somministrazioni al giorno in vitro, dopo 4 sedute le cellule erano morte. Quindi questa ragazza fece questa terapia adiuvante sperimentale facendo 2 trattamenti al giorno, di mattina e di pomeriggio. In questo associamo cannabis terapeutica ad alto dosaggio di THC. Il THC partimmo con una percentuale del 19% e fece CBD di 2% di CBD. A questo associamo una terapia integrata a base di Boswellia, che è una pianta che ha una potente efficacia antinfiammatoria ed antiedemigena. Melatonina, in quanto la melatonina ad alte dosi è un potente antitumorale. Il primo a studiarla è stato il professor Di Bella. E da novembre che lei iniziò con noi l'ossigeno ozono, vedete sulla vostra destra, forse non si legge, la prima risonanza uscì negativa. Oggi siamo a 19 mesi di negatività. Questa è la nostra analisa, che ad oggi sono 19 mesi che ha una risonanza negativa. Questo è il caso di un'altra ragazza che è affetta da astrocitoma di terzo stadio. E lei ha avuto un astrocitoma post chemioterapia da linfoma e ha iniziato con noi circa 9 mesi fa. A settembre di quest'anno la sua risonanza è uscita negativa. Era inoperabile perché aveva una situazione, diciamo, la posizione non era facilmente accessibile. Oggi Nunzia ha una risonanza negativa.
Qui abbiamo un caso pediatrico trattato al Policlinico di Napoli, dove avevamo un bambino di 3 anni affetto da un tumore di Wilms. Il Wilms è un tumore a rene con metastasi polmonari. Lui fu operato, trattato dagli oncologi del Posillipon e dal CRO di Aviano, cominciò dopo le prime 4 cicli di chemio, le metastasi aumentarono e lui arrivò a 40 metastasi polmonari bilaterali. Iniziò ossigenozono con noi, sempre in concomitanza alla chemioterapia, e dopo 6 mesi la sua PET-TAC è uscita negativa e oggi sono 3 anni che è negativo. E questo è l'ultimo caso. Facciamo dopo le domande. Questo è l'ultimo caso della nostra grande guerriera che oggi è qui con noi, Maria, che è stata una delle veterane dell'ossigeno ozono. Maria era una paziente affetta da leucemia mieloide acuta, trattata con chemioterapia e ha avuto polmoniti, grande tossicità da chemioterapici, quindi era fortemente astenica e non riusciva neanche ad allacciarsi le scarpe. E oggi è qui con noi. Un applauso alla nostra Maria. Vieni. Maria, salve a tutti. Ci vuoi raccontare che cosa ti ha dato l'ossigeno ozono e come stai oggi? No, innanzitutto guardavo questa foto, mamma mia, che periodaccia. Però devo dire che dopo quella dimissione dall'ospedale mi sono ritrovata completamente sola. Non riuscivo a fare niente da sola, avevo bisogno di tutti per qualsiasi cosa. E parlando un po' in giro ho trovato loro che iniziavano a fare ozonoterapia. Mi sono detta perché no. I miei oncologi erano un po' scettici, dicevano o la fai o non la fai, è la stessa cosa. Mi dissi cosa ho da perdere, certo peggio di così non posso stare. Ho iniziato per 4 volte a settimana, andavo a fare l'ozonoterapia tutte le mattine, inizialmente accompagnata in macchina perché non riuscivo a camminare da sola. Dopo già la prima settimana ho iniziato a uscire da sola da casa. Certo, quando tornavo mi dovevo riposare, ma settimana per settimana ho riacquistato quasi tutte le mie forze, perlomeno i dolori stavano scomparendo e tutto questo mi ha riportato una forza indescrivibile, perché si sa, quando uno sta bene fisicamente riesce anche mentalmente a riuscire a fare tante cose. Quindi mi sono trovata una forza veramente incredibile, cosa che non pensavo, perché come vedete sono stata allettata quasi 8 mesi, quindi i miei muscoli erano completamente morti, non riuscivo veramente a stare neanche in piedi. Oggi mi vedete, penso che si vede benissimo, anche pure in carne, e continuo a fare ozonoterapia, perché è una cura che va fatta per 5 anni. Abbiamo i nostri 3 mesi di sospensione, nei quali comunque facciamo i nostri controlli e tutto, e come vedete un po' di invidia c'è per chi sta iniziando adesso con noi e fanno chemio e ozono insieme, e io li vedo belli, li vedo tranquilli, a volte si lamentano e io li guardo e dico: conoscete le chemio senza ozono? Perché quelle veramente sono tragiche, mentre ci sono molti che sono veramente fortunati, perché chi aderisce a tutto questo veramente non si rende conto di cosa siano veramente le chemio, perché veramente sono distruttive al massimo. Giorno per giorno veramente ci risucchiano tutto, non solo fisicamente ma anche mentalmente. Si è talmente stanchi che non si ha più voglia di combattere, mentre io vedo loro, i nostri guerrieri,
che giorno per giorno hanno sempre più forza di combattere, perché si sentono bene, perché tutte quelle controindicazioni delle chemio loro le subiscono, ma neanche il 10%. E quindi è una cosa bellissima questa, e stiamo cercando veramente di andare oltre, di fare molto di più, perché è veramente bello, è una grande soddisfazione vedere gli altri poi stare bene. Grazie Maria. E proprio su queste parole che ha detto Maria, che molti pazienti fortunatamente non sanno la differenza tra l'ossigeno ozono fatto, non sanno cosa vuol dire fare la chemio senza l'ossigeno ozono, oggi abbiamo un'altra nostra guerriera che è qui con noi, e quindi vorrei chiamare Katia. Katia, un applauso di incoraggiamento. Ciao a tutti. Ciao Katia, solo una domanda. Tu hai sospeso, dicevi, per una settimana, 10 giorni? Sì, ho sospeso l'ozono per una settimana, dopo 2 mesi che lo praticavo praticamente 4 volte a settimana, e per la sospensione di una sola settimana io ho accusato tutti i sintomi negativi delle chemio, quindi stanchezza, nausea, vomito, qualsiasi cosa, quindi ho ripreso naturalmente subito l'ozono terapia appena possibile. Grazie mille Katia. Ciao a tutti. E come concludo dicendo, tutto questo oggi è possibile grazie alla Fondazione Maria Guarino Amorollus. Noi stiamo veramente cercando di dare un sostegno ai malati cronici ed oncologici con l'ossigeno ozonoterapia. Tutto questo è possibile grazie ovviamente agli studi del presidente, del professor Luongo, ma soprattutto grazie al lavoro dei nostri medici volontari che nelle varie regioni d'Italia trattano i malati cronici ed oncologici in regime gratuito. Oggi il paziente che si affida alla fondazione e quindi si associa pagando una quota annua di €50 paga solo le spese vive, ma non la prestazione medica. L'obiettivo della fondazione è quello di promuovere la ricerca e di inserire l'ossigeno ozono nei LEA, affinché tutti un giorno potranno avere una qualità di vita migliore, curarsi gratuitamente in ambito ospedaliero con l'ossigeno ozono terapia. Questo oggi è possibile grazie al 5 per 1000 e alle donazioni dei nostri guerrieri, attraverso cui noi stiamo sostenendo la ricerca dell'Aquila. Grazie a tutti e buon proseguimento.